Ciao, sono Chris, welcome, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un qualcosa di assolutamente nuovo che non ho mai portato sul canale. Facciamo un giro in una periferia di una città dell'Alabama. Partiamo da qui, Piggly Wiggly, supermercato della zona, tipico di questa città. Parcheggio con informazioni sul gun show e su come avere soldini. Partiamo. Stato dell'Alabama, nel cuore del profondo sudamericano, sono poco fuori dalla città di Montgomery, 200.000 abitanti, questa è la zona residenziale, ovviamente non tra le più belle. Strada principale che attraversa, oggi è domenica, di là c'è una chiesa cattolica e vedete le persone che stanno andando in chiesa. Qui c'è il marciapiede, che ovviamente dovrebbe essere una cosa normale, ma il marciapiede è già finito, sì, non c'è più. Non che di là ci sia, perché attenzione, anche di là non c'è. Sembra una cosa strana, ma no. Anzi, dovrebbe essere una cosa banale, marciapiedi sulle strade, strade principali. Qui ci sono un sacco di negozi, chiese, scuole e non ci sono i marciapiedi. Tipicamente succede negli stati con poche tasse. Questo non è particolarmente uno stato con poche tasse, ma non ci sono i marciapiedi. Qui vendono gomme. Purtroppo una cosa che non vi posso trasmettere è l'odore di pollo fritto che si sente, nonostante siano 10 della mattina. Continuiamo la nostra avventura senza marciapiedi. E qui spunta una seconda chiesa. Dovrebbe essere operativa fra una mezz'oretta. Gabon Way con Atlanta Highway. In un certo senso, come vedete, il marciapiede si sta automaticamente creando. Adesso non penso sia una strada di grandissimo passaggio, anche se negli Stati Uniti, tolta la quinta strada a New York, non ce ne sono tantissime di strade a grande passaggio a piedi. Prima casa che si incontra. Città di Montgomery, capitale dei sogni. Vialetto, come si suol dire, ben tenuto. Pali della luce rigorosamente di legno, anche se non inseriti nel marciapiede. Quella lì è la terza chiesa in 200 metri, però questi sono avanti perché è segnalato che fanno la diretta anche su YouTube. Morning! Non mi ha mica salutato e non mi ha neanche guardato in faccia. Vabbè, volevo anche chiedergli di iscriversi al canale, ma mi sembrava un po' troppo. Però se vi va di farlo e non l'avete ancora fatto, il tasto iscriviti è lì, attivate anche le notifiche per rimanere sempre super aggiornati, come si suol dire. Instagram, Chris Galbiati, porto dei contenuti un po' diversi lì. Va bene, qui arriviamo a una parte commerciale, onestamente non so dove passare, passerò di qui. Questo vende assicurazioni, auto, casa e tutto. Questo mi incuriosisce di più perché ha il parcheggio asfaltato e non ne ho la più pallida idea di cosa sia. Non c'è un'insegna che dovrebbe andare qui, però sembra abbastanza fresco, anche le linee dei parcheggi sembrano. Ovviamente no parking. C'è un bingo, un piccolo
banco dei pegni. Cercherò di attraversare senza farmi schiacciare. Vado, 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 vado. Lì è dove c'è IT. Questa è una zona residenziale che sembra ovviamente un ospizio e in effetti seniors, presumo intenda da una certa età in su. È comune negli Stati Uniti che ci siano le community over 55, magari ce ne sono anche di altre età, non lo so, è un pelino presto per me per scoprirlo. Però in effetti potrei essere il primo a portarlo su YouTube, no scherzo. Si fa sempre più difficile la strada qui. Qui è già diventata sterrata. Altra cosa che si nota rispetto ovviamente alle città a cui siamo abituati negli States è la tipologia di macchine. Tipologia di macchine abbastanza vecchie. Qui le macchine durano molto, molto di più. E cosa da notare assolutamente? Zero, zero, non ne ho ancora vista una, auto elettriche. Bella la panchina sotto la pianta, carina. Allora, voglio arrivare fino praticamente a quella zona commerciale là. Qui è un po' più chiaro il discorso delle auto, come vedete, tre auto, che ci può stare per le famiglie americane, tutte abbastanza vecchiotte. Casa che sembra mobile, ma non lo è in questo caso. Ok, finita la zona residenziale, qui sono nella zona, diciamo, lavorativa. Benzinaio, là un supermercato, signore si riposa, e questo garage, che non ho capito se è aperto. Penso di no, perché è domenica. Macchine. Adesso voglio fare un pezzettino ancora di qui e poi andare dall'altra parte. Di là troviamo un negozio di forniture elettroniche, computer, eccetera, eccetera, eccetera. La zona però sembra tutta chiusa. Ma dopo andiamo a farci un giro. Classici pick-up vecchi, ovviamente. Qua è un garage. Altro posto per le assicurazioni, auto e vita. Qui per fare shopping. Sembrano anche magliette per le università, per le varie confraternite. Ah, sono divisi per giorni. Ok, va bene, non l'ho molto capito, ma ok. Bellissimo questo. Tenuto non proprio bene, diciamo, però meravigliosi. Dai, sono bellissimi gli scuolabus, no? Piacciono un sacco, un sacco, un sacco. Un sacco. Piccolino, questo è piccolino. Ah, non avevo visto il food outlet. Qui, per i soldini, insomma, questo è il negozio del fufaguro, ti danno i soldi, no, sto scherzando, prestiti. Questo meraviglioso, questa è una lavanderia con il drive-thru. Quindi tu arrivi con la macchina, ti danno le tue cose, o lasci o ritiri e te ne vai. Sponsorizzata dal prestiti fino a $1,500. Questa cosa non so se ve l'ho mai raccontata, negli Stati Uniti molti danno lo stipendio in garanzia per avere costantemente dei soldi, quindi queste società, chi lo fa, si prende lo stipendio, si trattiene una percentuale e o quotidianamente o settimanalmente ti dà dei soldi. Ho cambiato lato della strada perché di là c'era la guardia, le auto, e non gradiva le mie riprese. Comunque c'è questo concessionario di auto usate. Vediamo, c'è questa Mercedes del 2014. Altra Mercedes, una Nissan, il pick-up che non è in vendita della guardia. E insomma, questa è un'altra cosa abbastanza comune negli States, nel senso che ci sono dei piccoli rivenditori che hanno magari una ventina di auto e le vendono usate. E generalmente di fronte si trova questo.
che vende parti auto, eccetera, 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 eccetera. L'avrete visto sicuramente in tanti video, ma soprattutto in tanti film. E anche un concorrente che è più giù di là. Dimenticavo però la cosa più importante: un negozio di chi legge la mano. Ultima parte prima di chiudere. A proposito, questo è un video molto improvvisato, mi andava di raccontare, di far vedere in una sorta di quasi diretta l'America di questa zona. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi tipi di video, se possono essere una valida alternativa per aggiungere video sul canale e se avete dei suggerimenti per eventualmente migliorare e fare qualcosa di diverso, giù nei commenti, grazie. Parte commerciale, ovviamente è tutto chiuso, perché in queste zone alla domenica è ancora tutto chiuso, tutta questa zona è chiusa. Là ci sono, attenzione, delle persone incredibili che probabilmente come me staranno facendo dei video YouTube. No, scherzo, qui praticamente quasi tutto abbandonato. E adesso per finire vi faccio vedere una cosa un po' particolare che non mi stupisce per alcune zone d'America. Questo è un fast food locale, non è brandizzato, questo è il posto dove si ordina. E guardate i messaggi. Insomma, qua il menù, qui probabilmente hanno dei problemi con gli ordini, quindi ordina qui e parla forte. Insomma, ci sono dei messaggi su dei cartoni che non è proprio da fast food americano, da città americane. Ad esempio, alcuni posti chiuderebbero 2-3 giorni per sistemare questa cosa. Comunque fa ridere. In un certo senso, dai, una cosa un po' nuova, che non si vede spesso. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, seguitemi su Instagram se vi va, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!